Ciao a tutti e bentornati su Fallout Shelter. E sono passate 12 ore e qualcosa dall'ultimo episodio. Non so che altro dire se non incrociamo le dita. Ok, intanto una valutazione. Ah, va bene. Altri soldi che comunque schifo non ci fanno. Sono tornati Luca e Flavio. Ma ora prendiamo tutto e poi vediamo come stanno. Ah, un'altra possibile aggiunta. La radio sta iniziando ad essere abbastanza efficace. Ma andiamo anche avanti piuttosto velocemente il tempo, va detto. E quello aiuta. Però. Ok, qui è stata una cacofonia di suoni. Livello 5. Altri livelli? Sì. Allora, intanto vediamo qui fuori la situazione. È quello che mi preoccupa di. Guarda Franco Maria invece come ha retto bene. Forse grazie all'endurance. E ha ancora due. Ah, grande! Oddio, vorrei tenerlo di più, ma non ce lo possiamo permettere. Perché comunque ha troppi pochi steampack che era dove è rimasti. Però grande, grande Franco Maria. Ci è piaciuto. E questa è buona, mi sembra che era. Ah, no, questa. Ah, non è la migliorata. Perché questa è solo 3, non è da 3 a 7. Però va bene, richiama. E è stato 1 giorno e 39 minuti. Ha finito Steampunk e Radaway. Ah, aspetta, che ha trovato un fucile d'assalto 8-9. 1335 tappi. E questo era più o meno quello che avevamo già visto. Beh, ammazza, bel po' di cose. Mi sa che non ci avanzeranno neanche gli spazi per poterle prendere tutte queste cose. Va bene, richiama. E poi abbiamo da raccogliere anche 927 tappi. Che schifo non ci fanno. E raccogliamo 462 tappi e un altro po' di armi e cosette. Ok, qui un po' di level up. Perfetto. E qui abbiamo una nuova aggiunta. Beverly Phillips. Le aggiunte sono quasi tutte femminili. Pare che alla radio chiamiamo per lo più donne. Donna che manderemo anche lei ad addestrarsi per la percezione. Ormai questo è il primo passo obbligatorio, penso. E comunque è considerata la stanza adatta per qualche motivo. Cioè, tipo, è abbastanza adatta da capire che non era affatto potente abbastanza. Ah, però sta cacciando fuori qualcuno. Ha cacciato fuori Emma. Perché la stanza era da 4, giustamente, vero, 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 vero. Emma, che c'ha comunque un'abbastanza buona percezione. Va bene, al momento. Attacco di ratti talpa. Questo è male. Questo è molto male. Ciriola, scendi. Poi che abbiamo qui vicino? Enigma non c'è ancora rientrata. Quindi mandiamo Tomomi. Tomomi. Ci fanno male i ratti talpa e non possiamo lasciarli nemmeno espandersi. Ok, risolto il problema. Diamo una curata a Dorothy. Sapete cosa vi dico? Allora, però aspetta. Noi prima abbiamo mandato in giro Emma. E Emma, invece. Aveva una percezione abbastanza buona. Emma. Pausa caffè. No, tornaci di là. Anche lei è considerata stanza adatta. E invece te ti mando in classe. Te. Sì. Te invece sarai progetto future leve per laboratori e centri medici. Giustamente loro in pausa caffè adesso vanno al bar. È vero. Fantastica questa cosa. Ma non vi posso lasciare a non fare una mazza, voi lo sapete ragazzi, io lo so. Quindi adesso penseremo anche a qualcosa da farvi fare. Ora, abbiamo maxato in teoria Stefano. Maxato, esatto. Qui Stefano ci può tranquillamente tornare in cucina. Ciccio come sta? Lui sta bene, lontano dall'essere maxato, ma con la tenuta da ninja ci fa il suo sporco lavoro. Ma va bene, abbiamo pizza. Luca adesso non c'entrava niente. Filoforte sta continuando a migliorare.
iniziamo ad averci problemi al generatore. E l'acqua è tornata ad essere un problema. Quindi, ragazze, qui vediamo un po'. Madison, Brenda. Mandiamo un po' di ragazze. Nerissa la rimandiamo anche lei. E... ma sì, mandiamo pure Madison. Ora, giusto perché ci servono un po' di... tornare su con le scorte di acqua prima di poterci mettere a... rifar prendere allenamenti e quant'altro. Ciriola come ci sta? Sta salendo lentamente, ma Endurance sì. Penso che essendo lui uno che dovrà rimanere all'interno a difendere... è abbastanza importante che salga molto. Ma anche percezione poi, che mi è stato detto che non cambia i danni delle armi, ma cambia la probabilità di colpire l'avversario. E quindi comunque ci piace. Ora, al depuratore ci abbiamo appena pensato, ed è qualcosa. Dobbiamo vedere innanzitutto di fare upgrade al depuratore, ora che abbiamo i soldi. Non sprint, ma non ce la posso fare. Qua depuratore, 1500, sì. E questo era il primo passaggio molto importante per il nostro Volt. E adesso mi rendo conto che iniziamo ad averci dei problemi di energia. Non ci bastano più quello che abbiamo. Stanze sono entrambe mie dal massimo. Allora, questo buco qua... anzi, prima di pensare di aumentare quello, dovremmo prima di tutto mandare qui a capienza... e per ora lasciamo entrambi a lavorare. E forse conveniva maxare la stanza da 6, sapete? Penso sia un errore maxare quella stanza. Maxiamo la stanza grande. Va bene. Poi mandiamo, visto che ora non ci sta nessuna in particolare che si stia esercitando, rimandiamo sia Luca che... Flavio, abbiamo appena messo, esatto. Dov'è Luca? Dove ci sta girando? Sempre al bar? No. Luca sta andando così a zonzo. E lo rimandiamo a esercitarsi sulla percezione, perché voglio comunque mano a mano ridurre... cioè loro già ce l'ha abbastanza alta, soprattutto Luca, la percezione. Voglio tentare di maxarla il prima possibile per toglierci questo problema di torno. Poi abbiamo un fottio di armi e armature, mi pare. Ah, intanto facciamo così, vendiamo subito quello che sappiamo che non ci serve. Beh, oddio, non abbiamo molte cose che non ci servono. Quindi, ripartiamo dall'alto. Lei, arma da 7, ci andava bene. Gabriele Mattaliano. Io andrei... voglio prendere questo cibo, non dovrebbe essere così difficile. Stiamo sotto con l'energia, cavolo, stiamo sotto con l'energia, quindi c'è spenta una stanza. Sprint. Successo. Ok. No, 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 ragazzi, tocca costruire un altro generatore. Assolutamente. Ne facciamo un altro da 2 se serve, ma... ora, ho detto che volevo maxare questa stanza. Sì, l'abbiamo fatto, molto interessante. Ma invece vi manderò almeno un paio qui sotto. Sì, abbiamo tutte stanze non maxate, ma almeno dovremmo un minimo riuscire a tappare un po' di cose. Facciamogli anche un upgrade. Non c'è mai una cosa che vada da liscia e tranquilla. Comunque, dicevamo, voglio vedere innanzitutto tutti quelli che hanno delle pistole e iniziare a sostituirle. E li sostituirò senza davvero stare troppo a guardare adesso la singola arma. Voglio semplicemente migliorare il complessivo dei nostri danni. Incendio, incendio ci fa piacere in realtà. Incendio ci fa piacere perché ne dobbiamo... erano 12 mi pare che dovessimo toglierne. Però adesso mi hanno distratto dalla mia ricerca di pistole. Eccola qua, fucile a leva. Fermate. Spegni 12 incendi, siamo a 3, ok. Fucile a leva. Tu già c'hai un fucile. Hai un fucile, fucile, fucile. Vabbè. E pistola di Pasquale, ci mettiamo un fucile. Poi abbiamo un'altra pistola che non ci facciamo veramente nulla. Lei ha già un fucile. Pistola la possiamo tranquillamente cambiare. E pugni decisamente upgradeabili. In questo caso pistola laser arrugginita? No. Pistola laser invece. Allora, decidiamo a chi dare un'altra pistola laser.
E probabilmente la dovremmo dare a uno di loro. Ah, lui già ce l'ha, Davide. Lorenzo Serra, allora, a questo punto. Perché voglio che tutti quelli che stanno alla radio sappiano difendersi molto bene. E quindi ci è avanzato adesso un altro fucile, credo. Fosse quello che abbiamo tolto a... a Lorenzo. Quindi era qualcun altro che potevamo dargli una cosa meglio. A qualcuno... avevo dato a lei, mi pare. Esatto, invece la cambiamo con questo fucile. E poi diamoci un attimo una rapida occhiata a tutti gli altri. Esatto, ci sarà qualcuno che non ha niente. E a chi non ha niente possiamo tranquillamente dare invece adesso qualcosa. Abbiamo svariate persone senza niente qua sotto. Abbastanza pericoloso. Energia che ci serve come il pane. Fucile. Pugno molto male. Pistola migliorata. Fucile. Lei proprio non ha nulla. E ci diventerà una futura scienziata. Per cui per ora gli diamo un abito formale, giusto perché è più carina. E poi gli diamo una pistola. Loro sono sicuramente armati. Qui sotto pistola. Da quanto pistola? 1-2? È una pistola da 2. Tu hai una pistola da 3. Ok. E filo forte gli abbiamo dato perché aumentava un po' la fortuna, ma non ha nulla che aumenti la forza. E a noi adesso invece ci serve chiaramente che la tua forza migliori, perché ci devi aumentare la produzione. Quindi non so se darti secco forza 3. Sì, penso ci convenga. Potremmo dargli questo. No, ci serve decisamente produzione in questo momento. Quindi dove stava tenuta militare? Qua. Ok. Poi voi qua sotto avete una pistola, una pistoletta e una pistoletta. Possiamo migliorare queste pistolette? No. E no. Perfetto. Ora, parlando di armatura invece, vediamo intanto qua di prenderci un po' di cose. Altri level up, bravi ragazzi. Anche perché io adesso dovrei anche mettere qualcuno a figliare. E probabilmente faremo figliare qualcuno con alta percezione. No, in realtà adesso ci servono più intelligenza per fare più spedizioni. Ci servono ragazzi intelligenti da utilizzare. Sì, ce ne servono almeno altri 7 ragazzi o ragazze molto intelligenti per completare quelli che sono i miei obiettivi a breve termine. E non è così semplice, eh? Non è così semplice. Va bene. Ora, mi pare che comunque stiamo evitando il rosso, ma non di tanto. Non di tanto. Per cui anche il fatto che adesso non ci sia nessuno ad addestrarsi nella forza non va bene. E forse dovrei metterci, fare uno switch a Ciriola e metterlo un po' a fare forza, in caso ci serva da tappare qualche buco. 6 ore di qua. No, preferisco che il prossimo episodio lo avremo con un Ciriola con un punto forza in più, perché in caso ci serva da tappare qualche buco momentaneo alla produzione di energia, è bene che lui possa anche svolgere quel compito. Questo depuratore qui adesso è vuoto e ho lasciato tutti qua. Forse converrebbe togliere una persona da qua e lasciarne almeno due in questo depuratore qua. Penso che ci convenga sul lungo termine. Non ne sono affatto sicuro, ma penso. Penso. Ora, armature. Non qua. Dovevo andare da qua sotto. Anzi, fammi vedere prima qua. 12 abitanti, stanza adatta. Potremmo toglierci questo. Tanto sono solo 50 tappi. Vendi 2 armi o vestiti. Perfetto, lo facciamo subito. Possiamo vendere tutte queste. Ok, fatto. E ce lo sostituisce con... ottieni 300 acqua, onesto, onesto, 300 acqua. Ci stiamo iniziando subito a lavorare. Anzi, possiamo lavorarci anche... ho detto sprint. Possiamo lavorarci anche un po' più alacremente. Già siamo a 62, questo ormai è proprio veloce come processo. Ok, mi sono dimenticato cosa stavo facendo. No, stavo vedendo le armature. Abbiamo Endurance 3 e abbiamo visto per come si è comportato Franco Maria
che per i nostri esploratori è pane. Non è ottimo per quanto riguarda il fatto che non ci sia fortuna, ma pare che comunque sia la prima cosa da aumentare l'endurance. Quindi andiamo su Luca e gli mettiamo vediamo, tenuto della zona. A Flavio gli mettiamo, ah, abbiamo anche la tuna della mercenario robusta. Carina questa. Comunque adesso no, gli volevo mettere, dove stava? Ce n'avevamo una, avevamo armatura da battaglia, ma non era questa, c'era qualcos'altro che dava due. Eccolo qua, armatura in pelle. Ok. Poi abbiamo Sara Lunardi, che era un'altra che in realtà manderemo presto in esplorazione. E questo da Endurance 2, al momento non ho niente di meglio che di Endurance 2. No. Allora stai bene così. Qui un altro level up. Non sono troppo soddisfatto, però iniziamo a dare roba che dia percezione a bestia. Con percezione a bestia intendo tuta d'operaio. Ne dovremmo avere più di una, se non erro. Almeno credo. Invece no. Brutta storia. Ho tuta del volto corazzata. E infatti è stato un errore dargli la tuta d'operaio. Questa è per le cucine, agilità. Ah ah, ecco, c'era qualcosa. Tuta del del volto corazzata. Ne avevo soltanto una. Veramente. Male. Male, male, male. Va bene. Torniamo con medico della zona, allora. Veramente avevo così poca... tuta d'operaio, mercenario robusta, che è molto carina, e la daremo a qualcuno nelle cucine, credo. Anche se quel fortuna più 2 è bella assai, ma ok. Abbiamo svariati camici che sono buoni come il pane. Percezione 1. Eh no, veramente, abbiamo un sacco di tuta da mercenario che danno fortuna 1. Percezione e agilità. Non sono troppo soddisfatto. Comunque, andando nelle cucine, abbiamo percezione 1, agilità 2. E stessa cosa. Quindi ti potremmo dare... che... dove stava? Tuta da operaio. Va bene. Mentre a Stefano... no, Stefano ormai lo vedo troppo così. È troppo preciso così. A meno che non troveremo qualche abito più interessante, ma che sia comunque elegante. Per ora non... non penso di fare altro da questo punto di vista. Però abbiamo parecchie tute corazzate, cioè robuste, che danno anche percezione, quello che danno solo percezione 1. Però avevano fortuna più 2 e anche agilità 2. No. Diamole qua. Allora, abbiamo tenuta da mercenario robusta. E diamola anche a te, mercenario robusta, dai. Vai a perdere di agilità? O era agilità 2, comunque, dava soltanto percezione 1. Oppure non te la posso dare perché ne avevamo soltanto una. Abbiamo un fottio di queste altre, però, che però non ci convengono moltissimo, tenuta da mercenario. Cioè, non c'è nessuno che pensa avrebbe grandi... benefici da quell'uno fortuna o uno percezione che sia. E non è una cosa troppo positiva, ma va bene, per ora questo abbiamo. Potremmo iniziare a togliere un po' di abiti che danno soltanto fortuna per dare tenuta da mercenario, che comunque forse gli dà un po' più di resistenza, voi che dite? Non vale per Stefano questo discorso, già l'ho detto, perché Stefano lo vogliamo elegante. Però
voi ragazze, per ora che non state ancora in un laboratorio, vi diamo la tua da mercenario. Anche te, Michelle, per ora ti mercenarizzi. Mentre abbiamo un po' di altre cose che potevamo dare qui per quanto riguarda i nostri scienziati. E non so se... no, il camice da laboratorio forse... no. Ti do un uniforme da ufficiale, perché vorrei almeno qualcuno qua sotto con il più 3 intelligenza. Abbiamo Jennifer, Dorothy e lo diamo a Simone perché, avendoci lui un nome, se lo merita più di altri. Soprattutto se merita che io sbagli a dargli l'armatura, no? Poverino. Poi... non abbiamo... penso nient'altro che dia intelligenza. Abbiamo un altro camice da laboratorio? Veramente? Quanti ce ne avevamo di camici da laboratorio? Ah, finiti. Va bene, lei ha percezione e fortuna. E dato che percezione 2 non gli serve a granché, anche se la fortuna potrebbe servire. Sono un po' dubbioso, ma potremmo darle anche a lei però la tenuta da mercenario per renderla un pochettino più robusta. Siamo quasi a 300 acqua, signori, eh? Già siamo arrivati. Anzi, possiamo fare un altro sprint qua? 22 secondi. Aspettiamo che faccia quello e poi facciamo uno sprint. Vediamo se riusciamo a toglierci questo... quest'altra richiesta. Questo episodio che sta andando un po' più lungo degli altri, ma... sapete che ormai abbiamo tutti questi controlli di equipaggiamenti che richiedono un sacco di tempo. Va detto. Ma insomma, abbiamo anche un po' di soldi per cui potremmo fare presto qualche upgrade o qualche altra stanza. Adesso vedremo. E comunque, visto che mi sono del tutto dimenticato di farlo e il tempo sta scorrendo via rapidissimo, mandiamo Madison momentaneamente qua. No, non Ceriola. Anche se ce l'ha, prima o poi potremmo anche fargli fare qualche figlio. Sapete che Luca me l'ha chiesto svariate volte di averci un figlio. Luca, è arrivato il tuo momento. Complimenti! Hai il diritto di accoppiarti per il volt 210. Detto questo, qui l'acqua... non ce l'hanno fatta. Stavo aspettando che ci facessero l'acqua. E ora faccio lo sprint, sti cavoli. Oh. Successo, 300 acqua, fatto, grandissimi. Altri soldi per il volt 210. E ci sostiene. Ottieni 7 steampack. Questo sono soldi facili, soldi facili, ci piace un sacco. Va bene, ragazzi. Noi stiamo aspettando che ci torni Nerissa con un bel po' di roba. E se non sbaglio, è stato anche Franco Maria. Dovrebbero stare entrambi tornando. E la prossima volta lì vedremo alle porte del nostro vault. Intanto lei è livello 38, Enigma. Mamma mia, signori. Sì, è l'unica che abbia superato il livello 20, fra l'altro. Abbiamo Andrea a livello 18, che è abbastanza alto. Ah no, abbiamo un livello 20, mi pare. Catherine Duncan, che non ci dice assolutamente nulla. Va bene. Signori, questo era l'ultimo episodio che avrei registrato quest'oggi, quindi la prossima volta sarà passata, come al solito, circa una settimana reale di tempo fra questo episodio e l'altro. Nel frattempo io continuerò a fagocitare consigli da tutti i vostri commenti, che vi assicuro mi stanno aiutando moltissimo. E niente, che dirvi. Al prossimo episodio.